Salve a tutti e ben ritrovati con Mondo Futsal, il portale relativo al calcio a 5. Anche oggi tanti servizi, risultati e classifiche di ogni categoria riservate al futsal. Ricordo le nostre coordinate, ovvero mondofutsal.net e poi il canale YouTube, youtube.com/mondofutsal.tv. Tutto il calcio a 5 tra poco, dopo la sigla. E allora partiamo subito dal campionato di Serie A, campionato fermo per la disputa del Final Eight di Coppa Italia a Pescara, che ha visto trionfare dopo i tempi supplementari l'Asti, che bissa così il successo della Winter Cup ai danni dei padroni di casa del Pescara. Passiamo subito al campionato di Serie B, nessun punto raccolto dal Fondi Calcio a 5 contro l'Ardenza Ciampino. La sconfitta per 9-5 interrompe così la striscia di risultati positivi in casa fondana. Al prossimo turno, tra le mura amiche, i rossoblù affronteranno il fanalino di coda Civitanova sabato 7 marzo alle ore 16:30. Ma adesso, con l'aiuto della regia, andiamo a vedere tutti i risultati e le relative classifiche. Partiamo con i risultati dalla sfida proprio tra Ardenza Ciampino e Virtus Fondi, terminata con il punteggio di 9-5 per i padroni di casa. Poi il successo di Porto San Giorgio 7-2 in casa del Civitanova. Il futsal Abrutino che batte in casa l'Atlante Grosseto con il punteggio di 7-3. Il Maran Nursia calcio a 5 stende in casa l'Olympus 9-4. Il successo interno del Prato Rinaldo 3-1 contro il Fonigno calcio a 5. E mentre sarà disputata il 4 marzo la sfida tra San Giorgese e Perugia per una classifica che recita così: in testa l'Olympus a quota 40 punti, secondo posto a quota 38 per il Maran Nursia calcio a 5, 34 al terzo posto per Futsal Aprutino, 33 per il Porto San Giorgio, Prato Rinaldo a quota 32, Ardenza Ciampino 30, Virtus Fondi 21, Atlante Grosseto 20 insieme al Perugia, Foligno calcio a 5, 15, San Giorgese 5, chiude il Civitanova a quota 4. E ora spazio al campionato di Serie C1, sconfitta per l'Eagles Aprilia 8-4 sul campo della Lazio Calcetto. Una sconfitta che però non intacca il morale della squadra di Gerardo Iannaccone. Nel prossimo turno la sfida al Menucci contro il Tennis Club Parioli. Adesso però andiamo a vedere proprio i risultati, classifica e prossimo turno del campionato di Serie C1. Anni Nuovi Ciampino, Virtus Palombara 2-2. Il successo dell'Active Network 4-3 sul campo dell'Atletico Civitavecchia. Poi la vittoria del Civitavecchia 3-2 in casa delle città di Pagliano, il successo come detto della Lazio Calcetto sull'Eagles Aprilia 8-4, il punteggio finale. Lido di Ostia, Albano 5-1, sarà posticipata al 10 marzo la sfida tra Minturno e Tennis Club Parioli, Mirafin Capitolina Marconi 6-4 e poi il successo del Nuovo Atletico 6-3 sul Real Castelfontana in trasferta. Andiamo a vedere la classifica con la Capitolina Marconi in testa, quota 56, un punto di distanza solamente dalla Virtus Palombara, quota 55, poi Lido di Ostia 51, Active Network 46, Anni Nuovi Ciampino 37, Nuovo Atletico Ferentino 35, la Mirafin a quota 31, Atletico Civitavecchia, Real Castelfontana e Albano a 30, Città di Pagliano 28, Lazio Calcetto 27, Civitavecchia 23, Minturno 17, Tennis Club Parioli 13, chiude l'Eagles Aprilia a quota 10. Per il prossimo turno vedremo le sfide tra Nuovo Atletico Ferentino e Anni Nuovi Ciampino, Virtus Palombara, Atletico Civitavecchia, Albano, Città di Pagliano, Lazio Calcetto, Lido di Ostia, Active Network, Minturno, Civitavecchia, Mirafin, Capitolina Marconi, Real Castel Fontana e poi l'Eagles Aprilia che ospita in casa il Tennis Club Parioli.
Voltiamo pagina, spazio al campionato di Serie C2. Cade male lo Sport Country Gaeta in casa della combattiva Visfondi, 5-4. Il punteggio finale per i padroni di casa. Approfitta del favore fatto dai cugini la Gymnastic Studio Fondi, che batte tra le mura amiche lo Sporting Giovani Risorsi. Vittoria netta per 7-2 per quanto riguarda l'Anzio Lavinio di Mister De Angelis. Ma andiamo a vedere insieme tutti i risultati e la classifica. L'Atletico Anzio Lavinio batte in casa il Pomezia 7-2, la Connect Caccia 5 stende in casa il Città di Minturno Marina 9-6, il Cisterna stende in casa il Pomezia 6-5, vittoria interna anche per la Fortitudo Terracina 4-2 sulla Vigor Cisterna, perde in trasferta lo Sporting Giovani Risorse 5-2 sul campo della Gymnastic Studio Fondi. È stata posticipata Real Podgora Velletri, chiude il successo della Visfondi 5-4 sullo Sport Country Club. La classifica della Serie C2 recita così: Sport Country Club 42 in testa, un punto di vantaggio sulla Gymnastic Studio Fondi, così accorcia sulla prima della classe. Velletri al terzo posto a quota 40, poi segue l'Atletico Anzio Lavinio a 38, Sporting Giovani Risorse 31, Real Podgora 29, FC Cisterna 26, Penta Pomezia 26, Vigor Cisterna e Visfondi 22, Connect Calcia 5 16, Pomezia Laurentum 16, Fortitudo Terracina 14, chiude la Città di Minturno Marina a quota 3. Abbiamo due contributi filmati per questo campionato, partiamo allora dalla sfida tra Visfondi e Sport Country Gaeta, cura proprio della redazione di Fondi. Quindi senza che...
E adesso invece andiamo a vedere cosa è successo nella sfida tra Gymnastic Studio Fondi e Sporting Giovani Risorse, sempre a cura della nostra redazione di Fondi. Thank you.
Apriamo adesso la finestra sul campionato di Serie D partendo dal gruppo A, va la Fortitudo Pomezia e il big match contro la United di Aprilia. In virtù di questo risultato il team pometino aggancia proprio l'Aprilia al primo posto, si prospetta quindi un grandissimo duello fino alla fine. Al terzo posto invece il Latina Scalo Cimil, andiamo adesso a vedere quindi classifica e risultati. Partiamo dal successo interno del Dilettanti Falasche, 2-1 sul Real Latina. Flora 92 che batte in casa la PR 2000 Aprilia 6-2, successo anche della Fortitudo Futsal Pomezia 3-2 sulla United Aprilia. Latina Scalo Cimil batte 6-4 l'Atletico Rocca Massima, 5-1 il successo dell'Ele Nettuno sul Libo Calcio a 5. Pareggio invece tra R11 Latina e Virtus Latina Scalo, ha riposato il Città di Anzio. La classifica parla di un duo di testa tra United Aprilia e Fortitudo Futsal Pomezia, quota 42, segue Latina Scalo a 34, Real Latina 29, Flora 92 24, Città di Anzio e Lele Nettuno 23, Dilettanti Falasche 22, Virtus Latina Scalo 14, PR 2000 Aprilia 13, Atletico Rocca Massima e Libo Calcio a 5 11, chiude l'R11 Latina a quota 3. E adesso andiamo a vedere cosa è successo nel big match tra Fortitudo Pomezia e United Aprilia su gentile concessione di Paolo Red Aiello e Bruno Ablasio. Adesso invece vediamo cosa è accaduto nella sfida tra Lele Nettuno e Libo Nettuno nel derby a cura di Daniele Porcelli e Valerio Di Prospero. Campionato provinciale di Serie D, il derby qui a Nettuno torna di attualità. La formazione dell'Lele Nettuno ospita il Libo, formazione cara al presidente Domenico Pace. Le squadre schierate al centro del campo, palla persa, Turi la va a recuperare, il tiro, la possibilità e c'è il gol sotto le gambe, addirittura il pallone passa, il gol di Belleudi. Pellegrini si ferma, tra l'altro Carnevali, Pellegrini adesso il tiro e la rete, il gol del raddoppio, il tutto da rifare, parte Pellegrini e c'è la risposta di Manciocchi, tiro centrale, Favella mette il pallone fuori, De Franceschi, Davino con il tiro poi di Tinari e arriva il gol. Derby con il Libo, De Franceschi, verso Griscioni, si libera e c'è il gol da parte di De Franceschi, guadagna campo, sempre di più, se ne va in avanti, vede Perin, la solata all'indietro, il gol di Belleudi, Davino,
la possibilità per il numero 11 Amadori, arriva proprio il gol, la manita. Abbiamo visto cosa è accaduto nel girone A, andiamo a dare un'occhiata invece al gruppo B. Vince il Real Terracina in casa contro i Nuovi Orizzonti. Passo falso invece dell'Accademia Sport, che viene sconfitta dall'Atletico Sperlonga al termine di un match dalle mille emozioni. Vittoria casalinga invece per il Città di Pontinia sul Formia 1905. Adesso andiamo a vedere risultati, classifica e prossimo turno. Vittoria interna dell'Atletico Sperlonga 7-6 sull'Accademia Sport. Il successo del Città di Pontinia calcia 5 sul Formia 1905 3-1. L'Olympus Sporting Club perde in casa 7-5 con il Suglio. La vittoria della Real Terracina 4-1 sui Nuovi Orizzonti. San Giorgio Spigno perde in casa contro il Formia Calcio 5-6. Il punteggio finale, lo Sporting Terracina calcia 5 perde tra le mura amiche contro il Real Fondi 6-5. Per una classifica che vede in testa la Real Terracina a quota 36, secondo l'Accademia Sport a quota 31, poi il Formia Calcio quota 28, Real Fondi 25, Suio 23, Olympus Sporting Club 21, insieme allo Sporting Terracina, Città di Pontinia 19, Formia 1905 16, San Giorgio Spigno 14, Atletico Sperlonga 13, chiude all'ultimo posto i Nuovi Orizzonti a quota 5. Andiamo a vedere adesso le prossime sfide di campionato, partendo da San Giovanni Spigno, Atletico Sperlonga, Nuovi Orizzonti, Città di Pontinia, Formia Calcio nel derby in casa contro il Formia 1905, Accademia Sport che ospita l'Olympus Sporting Club, la Real Fondi ospita invece la Real Terracina, chiude Suio Sporting Terracina calcio a 5. Abbiamo visto dunque cosa è accaduto in quest'ultimo weekend di calcio a 5 dalla Serie A fino alla Serie D. Abbiamo insomma dato un'occhiata anche alle immagini, abbiamo visto i gol e le emozioni più importanti di quest'ultima giornata. Io vi ricordo ovviamente i nostri contatti mondofutsal.net e poi il canale YouTube youtube.com/mondofutsaltv. È davvero tutto da Davide Mancini, appuntamento la prossima settimana.